Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di una novità IMSS che riguarda le pensioni e nello specifico il part-time verticale. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Attraverso la circolare numero 74 del 4 maggio 2021, l'INPS ha stabilito che i periodi di non lavoro nei contratti part-time, verticale o ciclico saranno riconosciuti per intero, anche per quanto riguarda le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto della pensione. Nel documento di prassi, l'INPS ha fornito le nuove indicazioni sulle modalità di calcolo dell'anzianità contributiva che è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021. La legge di bilancio dispone che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi, è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. La disciplina previdenziale prima della legge di bilancio prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la settimana retribuita, in particolare il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni pensionistiche corrispondeva esattamente al numero delle settimane dell'anno retribuite, dunque niente retribuzione, niente accredito. Nella circolare l'INPS ricorda che l'attuale consolidato orientamento giurisprudenziale afferma la necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico, caratterizzato da concentrazione dell'attività in alcune settimane del mese per alcuni mesi dell'anno, alternata a periodi di non attività, sia equiparato alla generalità dei rapporti di lavoro part-time, al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione. Sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione seconda, attraverso la sentenza del 10 giugno 2010 nei procedimenti riuniti C395/08 e C396/08, affermando che il principio di non discriminazione enunciato nella direttiva numero 97/81/CE, recepita dall'Italia con il decreto legislativo numero 61 del 2000, comporta che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati. La Corte ha dunque statuito che, escludendo dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione i periodi non lavorati, si instaura una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e lavoratori a tempo pieno, e quindi si viola il principio di non discriminazione. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.